multiverso è una cipolla. Dall'origine di tutto, il suo centro, infiniti strati si sono sedimentati, generati dalle scelte operate da ogni essere vivente. Trilioni di miliardi di realtà alternative e mondi paralleli che si distaccano sempre più dall'inizio di tutto. Grant McKay è uno scienziato che è riuscito a trovare il modo di perforare gli strati della cipolla, saltando con la sua equip da un mondo all'altro con il pilastro, un'invenzione che potrebbe mettere a rischio tutto il multiverso. Da quel buco infradimensionale, infatti, potrebbero passare germi, malattie, pericoli di tutti i tipi, con una trasmigrazione di minacce che potrebbe precipitosamente portare la realtà alla totale estinzione. Sembra quasi una storia di Fantastici 4, Black Science, e, al netto di alcune idee e soluzioni narrative interessanti, non regala momenti particolarmente memorabili. Rick Remender non riesce infatti a creare nulla più di un discreto fumetto di intrattenimento, con molta azione e scarsi momenti di riflessione. La debole trama, a tratti anche confusionaria, viene compensata dall'ottimo lavoro e disegni di Matteo Scalera, qui posso imputare solo personaggi femminili un po' troppo simili tra loro, e alla splendida e accesa colorazione di Dan White, che dona luce e vita alle tavole del disegnatore parmense. Buona l'edizione di Bao Publishing, che ci presenta i primi due brossurati al prezzo di 15 euro il primo e 14 il secondo, con la consueta cura editoriale a cui la casa editrice milanese ci è ormai abituati. Leggendo Black Science, non sai mai cosa potrà aspettarti alla pagina successiva, quale strana creatura da un mondo alternativo potrebbe aggredire i protagonisti nei loro salti da uno strato della cipolla della realtà a un altro. Tutto può accadere, ma questo, alla lunga, diventa più un limite della storia che un pregio. Come scrive Remender nelle pagine dell'opera, come può essere importante qualcosa quando succede ogni possibile cosa?